Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 21 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali che sono oggi presenti sui giornali. Beh, ovviamente c'era da attenderselo l'impennata dei contagi, il titolo di apertura dei giornali, 845 in un giorno, più ricoveri, età media fino a 30 anni. Questo è il titolo oggi allarmista, il più allarmista di tutti del Fatto Quotidiano. Ve lo rileggo bene, 845 in un giorno, più ricoveri, età media fino a 30 anni. Toc toc! Qualcuno al Fatto può spiegare ai titolisti e a Travaglio cosa voglia dire esattamente? Me lo può spiegare, perché io non l'ho capito. Cosa vuol dire età media fino a 30 anni? Età media fino a 30 anni. Vabbè, lasciamo perdere, insomma, facciamo parte di quella categoria di persone che ancora non riescono a capire cosa vuol dire l'età. Se è media è a 30 anni, se è media fino a 30 anni, cos'è un'età media fino a 30 anni? Vuol dire che ci sono i 22 anni, 25 anni, 3, ma cosa vuol dire? Vabbè, età media fino a 30 anni, il concetto è molto semplice. Buongiorno Don Gidio, buongiorno Chiara Grazia, cioè attenzione che morirete tutti anche se siete giovani. In realtà oggi il Corriere della Sera, che è quello sempre più allarmista, lo sapete, seguendo la zuppa io mi sono fissato su questo giornale unico del virus che praticamente oggi è tenuto in piedi da Corriere, Repubblica, Stampa e Fatto Quotidiano. Oggi diciamo che il Corriere e gli altri sono un po' più modesti nella loro allarmismo, perché ad esempio il quotidiano di Via Solferino dice non sono aumentate le rianimazioni, e dice gran parte di questi maggiori contagi 845 sono asintomatici. Io voglio fare una richiesta a tutti quanti voi che mi ascoltate, ventenni, trentenni, centenni, cinquantenni che mi ascoltate: ma se vi dovessi dire che domani voi prendete il coronavirus in maniera asintomatica, avete due possibilità: quelle di fare come il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano, ho preso il coronavirus in maniera asintomatica, cioè senza sintomi, senza niente, nulla, o la mia opzione, cioè se tu hai preso il coronavirus in maniera asintomatica, tu devi andare nella più vicina enoteca, ovviamente ci mandi qualcun altro perché tu non puoi, e cerchi a seconda del tuo reddito di comprarti un Ferrari, un Dom Perignon, ti prendi quello che ti pare, perché brindi, perché se ti sei preso il coronavirus e non c'hai sintomi, cazzo, sei bello felice, o no? Però noi facciamo finta che questi 845 per la gran parte asintomatici siano il grande problema, e tra poco vedremo perché. In realtà, vi ripeto, il Corriere della Sera oggi intervista Antonelli, professore del Gemelli di rianimazione, mi sembra, o di pneumologia, comunque un medico del Gemelli, che fa parte del comitato tecnico scientifico, del famigerato comitato tecnico scientifico, e dice gran parte dei malati, i malati gravi, il numero dei malati gravi, Corriere della Sera, pagina 3, oggi, leggetelo, io ve li leggo sempre perché poi sennò sembra, no, che stiamo tutti quanti morendo. Il numero dei malati gravi sono il numero dei malati gravi sono in numero minimale rispetto ai positivi, cioè se abbiamo 845 positivi o 20.000 positivi negli ultimi mesi, i malati gravi sono minimali, che vuol dire che la percentuale, dice, è sotto l'unità, cioè si può dire che l'1%, neanche sotto l'1%, lo 0,5, 0,6, 0,8% di tutti i positivi si ammala in maniera grave. Allora voi direte, ma anche quello 0,8% è grave. Eh sì, è grave. È grave come un'altra piccola notizia che oggi trovate sui giornali locali, ma che sta a pagina 32 dei giornali locali. All'ospedale di Lodi, sempre in Lombardia, all'ospedale di Lodi ci sono decine di casi di persone, soggetti ricoverati perché punti dalla zanzara che porta il virus del West Nile, per il quale tra il 3 e il 15% di persone muoiono. Allora, io voglio dire, sono contento di essere punto dalla zanzara? No! È una cosa grave? Sì! Ma soltanto in maniera minimale, tra il 3 e il 15%. Cioè, oggi a Lodi essere punto della zanzara del West Nilo è decisamente più pericoloso che prendersi il Covid, perché coloro che si prendono il Covid hanno una percentuale di aggravamento della malattia, che non vuol dire morte, aggravamento della malattia, inferiore all'1%. E chi lo dice? Lo stesso CTS che oggi ci governa, ma lasciamo perdere. E queste robe qui è difficile spiegarle. Poi ci sono i vari casini, Malpensa che ne fa un'altra delle sue, Malpensa è una regione Lombardia che non fa i tamponi e se la prendono subito quelli del Messaggero, li capisco, a quelli che arrivano a Malpensa e non sono residenti in Lombardia, e la Azzolina sulla scuola trova un'idea geniale, e la pubblica sul quotidiano Repubblica e dice guardate che qualcuno sta sabotando il ritorno a scuola, qualcuno nel sindacato, nome e cognome
di questo qualcuno che nel sindacato sta sabotando. Beh, devo dire la verità che non è che il Comitato Tecnico Scientifico e Lazzolina e Arcuri non abbiano sabotato se stessi, però è sempre colpa del sindacato, ci sta, perché quando vedi che i sindacalisti si arrabbiano, alcuni sindacalisti, perché la maestra si metteva a fare lezione sotto gli alberi e non a scuola durante il non mi ricordo in che fase era, faceva questa lezione e tutti, vedi, stai facendo lezione, non è giusto, non è corretto. Beh, insomma, se questo era il clima sindacale, beh, certo che qualche ragione c'è, ma io oggi il colpevole sul Casini per il 14 settembre li trovo più nel governo, nel comitato tecnico scientifico, sul fatto che cambiano da una parte e dall'altra ogni giorno la loro idea, che nel sindacato che avrà le sue ovviamente incasinamenti. Ladri di voto è il titolo che soltanto il giornale di Sallusti fa, ma io devo dire che è il titolo più oggi azzeccato politicamente, perché cosa è successo? Il consulente super ascoltato dal ministro Speranza, cioè quello della sanità, quello che decide lockdown, quello che decide come votare, quello che decide la gravità della malattia, questo consulente, quello che si vendeva come consulente dell'OMS, qui dobbiamo semplicemente farci capirci tra di noi. Allora, questo consulente ci fa o ci è? Io non l'ho ancora capito, perché questo consulente che cosa dice? Che in realtà se la curva dei contagi sale, come in altri paesi stranieri, sarebbe impossibile votare con questa curva dei contagi che è salita, probabilmente potrebbe avvenire anche in Italia. Apriti cielo, perché uno che dice e mette in discussione un consulente non eletto da nessuno, che non dovrebbe contare nulla e che dovrebbe essere appunto consulente fino a quando non verrà candidato da LeU, beh, fino a quando sei consulente, tu delle elezioni zitto e muto, ma anche quelle straniere. Non è il tuo compito, non so quale sia esattamente il suo, ma non certo quello di neanche azzardare una parola su questa roba qui. Apriti cielo, perché è chiaro, e lo capisce anche un bambino piccolo, forse non Ricciardi, che se parli di lezione in un momento in cui hai preso, hai fatto il decreto che proroga l'emergenza entro il 15, non riesci ad aprire le scuole, prima fai aprire le discoteche e poi le fai chiudere, beh, insomma, fino a quando in questo grande casino, questo consulente geniale, se parla di lezioni, è chiaro che qualcuno dica toc toc, ma che cazzo sta dicendo, le elezioni si fanno, non sei certo tu a poter discutere, ma neanche a mettere in discussione, c'è una Costituzione, una legge, ma ragazzi, ma siamo impazziti, ma lui ne parla. Beh, la cosa stupenda è che a parte il giornale ne parlano pochi altri, ma lui si indigna, beh, perché Ricciardi si indigna. Si indigna e scrive una lettera che io vi vorrei far leggere oggi sull'Avvenire, anzi leggetela, ovviamente un bel colpo di scena per l'Avvenire che è riuscito a prendersi la lettera di Ricciardi, complimenti a loro, perché lui dice e parla citando la Treccani e parlando e facendoci la lezioncina sull'infodemia, la diffusione incontrollata di notizie e le fake news che girano. E dice, ma io, addirittura hanno detto che io ho smentito quello che ho detto ad Agorà, in realtà io non ho mai detto che si sarebbe dovuto rimandare le elezioni, ho detto che tutt'altro. In realtà, ragazzi, questo bisogna andarla a vedere il video. Voi andate a vedere il video di Agorà e poi mi dite se questo è. Ma dove sta con la te? Cioè, noi stiamo affidando a questo una consulenza. Speranza, io veramente te lo chiedo con diciamo, come direbbero in Francia, con sapore laico e democratico. Tu devi prenderti Ricciardi e dire Ricciardi, bye bye! Ma proprio bye bye, ma perché è quasi più grave la smentita di oggi che insulta tutto il mondo dell'informazione dicendo che siamo tutti vittime dell'infodemia di quello della minchiata che ha detto ieri. Lui ha fatto chiaramente intendere ieri che se salivano i contagi era inevitabile che non solo le lezioni ma anche la scuola non riaprissero. Ma come si permette? Ma chi l'ha detto? Ma qual è il prezzo che dobbiamo pagare per la democrazia? Questo è matto dal punto di vista istituzionale. Io mi chiedo come si può possa pensare che questo rimanga a fare il consulente di un ministero italiano, me lo chiedo, ma comunque lo vedremo nelle prossime trasmissioni e lui con questa sua aria, diciamo, professorale ci spiegherà chissà che cos'altro. Nel frattempo leggetevi sia l'Avvenire sia quello che ha detto ad Agorà. Nel frattempo nei paesi come la nostra si deve discutere di un'altra vicenda, cioè che il 20 e 21 settembre oltre a votare per le regionali si vota per il referendum che porta da 600 a 400, da 315 a 200 i nostri parlamentari. E c'è stato ieri il pezzo di Molinari su Repubblica che ha un grande peso politico, anche secondo me, anche se elettorale ne ha zero, come tutti questi pezzi che oggi compaiono sui giornali. Oggi è comparso anche il Quotidiano Nazionale che dice che questo referendum che vuole il taglio dei parlamentari è un referendum, è l'unica riforma che non serviva. Devo dire, è un titolo abbastanza azzeccato, perché quante riforme servirebbero in Italia? Abbiamo fatto l'unica riforma che non serve, una specie di taglio lineare, come diceva Molinari ieri su Repubblica, eccetera. Oggi
la Meloni fa un'intervista al Tempo in cui dice invece a Storace: no, io sono dell'idea che questo taglio dei parlamentari si debba fare, e c'è anche la presa di posizione eterodiretta fantastica delle sardine, che ogni tanto compaiono queste specie di fantasmi dell'opera, beh, e compaiono, e tra una felpa e l'altra e un capello con le mollette e l'altro ci spiegano che loro invece sono contro il taglio dei parlamentari, perché se facciamo il taglio dei parlamentari chi vuole il sì vuole l'oligarchia, a rischio pluralismo e rappresentanza. E dicono questi: ma che cazzo, ma chi rappresentano? Quindi la sardina si mette le due mollette, si mette il cerchietto, si rivede dopo l'estate. Ovviamente lui non farà nessuna discoteca, nessuna festa, sarà lì a studiare Gramsci, e ci dice che a rischio l'oligarchia. Ma le sardine sono ridicole in sé. E il punto più incredibile, vedete, io vi do una cronaca, perché io voglio dire, qua ci sono Molinari di Repubblica che dice no al referendum, e la Meloni che dice sì al referendum, le sardine che dicono no al referendum come Molinari di Repubblica, e poi c'è Travaglio che dice sì al referendum come lo dice la Meloni, in questa specie di disarticolazione dei fatti. Ma voglio dire, uno potrebbe anche ragionare sì, no, ci sono i pro, i contro, ma poi leggi Travaglio e vedi che Travaglio fa un pezzo insultando soltanto Cappellini, Molinari, Folli, Bentivogli, Giannini, Mazzucca, Siniscalco, cioè fa un pezzo dicendo che queste persone che vi ho citato, che scrivono tutti per Repubblica, sono dei cazzoni. Allora, io figuratevi voi, io insulto chiunque, insulto anche me stesso e talvolta anche la mia intelligenza, se ce n'ho un briciolo ancora, ma leggere un pezzo in cui scritto tu prendi 10 giornalisti e li insulti ed è l'unico contenuto del tuo pezzo, beh, insomma, mi sembra veramente il minimo. Però questi qua si divertono, il fatto è quel giornale con quei quattro cazzoni social che c'hanno, che si era inventato la fake news sulle discoteche, le discoteche che sono delle pippe dal punto di vista comunicativo, e sono anche, voglio dire, quanto di più indifendibile ci sia, perciò io le difendo. Beh, insomma, hanno fatto questa piagnina dicendo quanti soldi perderemo facendo chiudere le discoteche, e hanno dato dei numeri. Ovviamente quelli del Fatto, e con la loro potenza social da cazzoni, hanno detto questi sono degli evasori fiscali, fatturano 16 milioni, fanno un utile di 16 milioni. Pagella Politica, che è un fact checker, ha preso per i fondelli giustamente questi quattro cazzoni social che prendono un sacco di, come ti posso dire, di apprezzamenti, e fanno anche i maestrini su tutti gli altri, ma alla fine dicono solo minchiate, come dimostrano bene i numeri portati dalla Pagella Politica, che conobbi ai tempi di Virus, vi ricordate quella trasmissione in Rai in cui venivano in trasmissione da me. Ogni tanto se la prendono anche con me, perché quelli di Pagella Politica sono rigorosissimi. Avvelenato Navalny, che è il grande avversario politico di Putin, ecco, non altro a cui gli danno il polonio o che cosa per lui. Arrestato Bannon, che seconda grande notizia di politica internazionale, il portavoce, lo stratega di Trump, ma ovviamente anche una buona occasione per il Manifesto per fare la sua foto con la Meloni, e per la Stampa di mettere in prima pagina la sua foto con Salvini. Insomma, hanno arrestato il cattivo che tanto piaceva a Salvini e Meloni. Molto bello il pezzo di Alessandro Orsini, cioè dice attenzione che nel silenzio più totale sta nascendo un'alleanza antiturca tra Francia, Egitto, Israele e Cipro. E voi direte: ma che cosa vuol dire addirittura il fondo del Messaggero? Beh, dice, si potrebbe ripercuotere sull'Italia, così come si è ripercossa la grande minchiata fatta in Libia dalla grande coalizione di Sarkozy. Il terremoto di Amatrice, 4 anni, hanno ricostruito solo il 6,5% delle abitazioni, grandissimi e insuperabili nella loro pippaggine negli ultimi 4 anni. Governi italiani, messa in vendita la MTS, che è la borsa di titoli di Stato italiana, 300 milioni sono stati offerti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Bello il pezzo di Serena Sileoni oggi sul Foglio, che racconta quell'incredibile storia di Aventis Lucentis, cioè di Roche e Novartis, le due case farmaceutiche per le quali c'è stata una condanna dell'antitrust e un rischio di una multa di 1,2 miliardi che il giudice penale ha assolto. Fallisce ovunque l'accordo PD-Movimento 5 Stelle, l'ultima notizia oggi di Repubblica. Ciao.